mettiamo? Sì. Idee di formazione, partitella di oggi era indicativa o era... abbiamo visto qualcosa da lontano? Sì. No, qualcosa si è visto e davanti vediamo, davanti ci sono ancora diverse cose da sciogliere come dubbi, però sono dei dubbi buoni perché c'è molto valore, quindi vediamo anche in base all'avversario che affrontiamo. In questo momento la concentrazione massima è su questa partita, il campionato è ancora lontano, quindi questo passaggio del turno vorrebbe dire grande prestigio per tutta la società, per tutta la tifoseria, quindi dobbiamo mettere in campo gli unici che hanno dato anche sensazioni di stare meglio fisicamente, quindi abbastanza indicativa ma non del tutto. Non del tutto. Fischnaller sta meglio? Sì, Fischnaller. Ho fatto 2 giorni che parzialmente è a riposo perché ha lavorato senza fare le partitine, ma ha lavorato secco, quindi è stato testato e oggi ho fatto tutto, Fischnaller è recuperato, si è sempre allenato, quindi il ragazzo, anche se ha fatto 2 giorni di sosta, non è, gli ha fatto anche magari bene, però ha sempre anche giocato quasi, mi sembra, 90 minuti tutte le partite, sì, quindi un po' di riposo gli serviva, ma sta bene, sta. La squadra, sono 2 delle squadre di Lega Pro che sono passate un cammino, sì, anche abbastanza simile, vittoria in trasferta, squadra di B, 2 gol, Juve Stabia che ha fatto i playoff l'anno scorso, quindi credo che sicuramente con ambizione. Sì, una squadra che ha fatto benissimo negli ultimi anni, perché nelle ultime stagioni hanno fatto anche diverse volte la Serie B, quindi questo dobbiamo rendergliene omaggio e onore. L'anno scorso hanno fatto i playoff, hanno fatto un'ottima stagione, e adesso nelle partite che abbiamo potuto vedere hanno fatto delle grandi prestazioni, una squadra molto sana, molto in salute, molto solida, con della qualità, una qualità importante, ma allo stesso tempo un grande atteggiamento di squadra, è una squadra forte, e per noi un test molto molto probante, perché a mio avviso Juve Stabia è come incontrare una delle più forti del nostro girone, quindi vediamo se i progressi che stiamo facendo continueranno o se invece emergerà qualche difficoltà sulla quale perderci ancora tempo. Però è una partita bella da vedere, perché ripeto, verranno fuori tantissime indicazioni per la prossima, per il futuro dell'Alessandria, e per noi è una tappa importante da far bene, con come prestazione parlo, chiaro, risultato mi sembra scontato, come prestazione da far bene, come mentalità, come equilibri, come consistenza di squadra, giocare bene se riusciamo, migliorando qualcosa rispetto a Vercelli, però abbiamo di fronte una signora squadra. Loro presumibilmente col 4-4-2 almeno vengono annunciati così, voi che avete giocato, soprattutto il re, mercoledì secondo tempo anche a 2 a centrocampo, quindi avete più soluzioni per contrastare? Ma sì, diciamo che in questo momento della stagione ogni squadra sta portando avanti un progetto, poi emergenze o le fisiche e i risultati poi cambieranno le cose. Sembrerebbe che loro verranno qua a fare un 4-4-2 con 2 attaccanti esterni fortissimi. Recuperano Ripa che era squalificato, sì, tanta roba. 2 attaccanti fortissimi, perché quelli che hanno giocato con Lanciano, Gatto e Gomez hanno giocato benissimo, gli esterni Nicastro e Arcidiacono mi sembra fortissimi, quindi se rientra Ripa direi che è una squadra che ha fatto i playoff, quindi è una squadra che merita un rispetto totale, qualora ce ne fosse mai bisogno. Ricordiamoci, hanno fatto i playoff e 2 anni fa erano in Serie B questa squadra, quindi attenzione perché è una brutta gatta da pelare.